stato colpito da molta pubblicità perché sono sorti dei titoli di giornale che dicevano cura il tumore con i succhi di frutta. E mi sentite? Questo titolo non è giusto, perché io non curo i tumori con i succhi di frutta, sarebbe una follia curare i tumori con i succhi di frutta. E cerco, non curo, ma cerco, voglio vedere se è possibile curare i tumori sottraendo alla cellula neoplastica il suo nutrimento, cioè il glucosio, nella maggior parte dei tumori di questo mondo. Che la cellula neoplastica si nutra di glucosio è una cosa che risulta evidente quando uno fa una PET. Quando uno fa una PET si intende con difforzo glucosio, si vede la captazione del glucosio da parte del tumore, quindi quello che viene iniettato si diffonde in tutto il corpo e poi si concentra lì dove c'è il tumore. Quindi se mi chiedono ma dove c'è scritto, dico ma è una cosa evidente, non è che bisogna che sia scritto, è una cosa che deve essere un presupposto. Dopodiché come faccio a togliere il glucosio, che poi non vuol dire togliere del tutto letteralmente perché chiaramente non si potrebbe, cerco di sottrarre al nutrimento tutto quello che finisce in glucosio, cioè tutto quello che è carboidrati, zuccheri, pasta, riso, polenta, tutto quello che nel metabolismo, nella linea metabolica finisce per aumentare la riserva di glicogeno. Glicogeno è la riserva di zuccheri che abbiamo nel corpo, che si trova soprattutto nei muscoli e nel fegato e da cui mediante reazione chimica che si chiama glicolisi si prendono le molecole di glucosio ogni cellula per mangiarsele, cioè per avere la sua energia, il suo nutrimento. Nel momento che io dico alle persone d'ora in poi vi nutrirete soltanto di succhi di frutta e di verdura, tutti dicono ma come si fa? Si muore. In realtà non si muore, ma si sta molto meglio. Lì è una cosa che bisogna provare. Io ho provato personalmente e ho visto che con questo sistema vengono fuori delle energie insospettate. Io che ho una certa età mi sono trovato con un'energia in montagna, a salire le montagne, che assolutamente non so da dove sono saltate fuori. Comunque non è questo il problema. Il problema è che se si comincia a fare questo cambio nutrizionale si accorge prima o poi che si sta molto meglio anche dal punto di vista della salute. Tutti quelli che sono malattie da raffreddamento come raffreddori, influenze, tosse, catarri, bronchiti, polmonite, cose del genere non ci sono più, scompaiono letteralmente. Io ho fatto questo test per 3 mesi, l'ho fatto 3 o 4 anni fa, dopo ho smesso perché non è che io sia malato o debba curarmi, lo facevo per vedere. Dopo 3 mesi ho smesso, ma i risultati positivi che mi sono venuti da quell'esperienza mi sono perdurati per anni e anni. Soltanto all'inizio di quest'anno ho cominciato ancora a sentirmi un po' intasato, come sentite la mia voce non è molto limpida perché evidentemente un po' di catarro è rinato, ma fino all'inizio di quest'anno assolutamente nulla. E questa è una cosa che non è che si può spiegare con le parole, bisogna soltanto provare. Chi vuole prova e così si convince, e se no non è possibile convincersi.